Che la Giunta aveva già prorogato al 20 gennaio una prima volta la possibilità di pagare la TARES senza sanzioni e ora l'abbiamo riprorogata con la delibera fatta proprio a fine gennaio fino al 30 marzo, quindi di fatto i cittadini sono il nostro cuore e noi siamo andati incontro ai cittadini, quindi fino al 30 marzo si può pagare senza sanzione la TARES del 2013, quindi le quattro rate che lui proponeva il 30 aprile di fatto sono state ampiamente accolte dalla maggioranza e dall'amministrazione, tant'è che i cittadini non a rate possono pagare addirittura tutto senza tasse fino al 30 di marzo. Questo, nonostante questo chiarimento dal punto di vista tecnico-politico, lui ha deciso di fare una lettera al gruppo con la quale in polemica attacca tutto e tutti. Non ci sorprende Salerno, tant'è che io ho avuto modo di parlare con l'assessore La Monica che ha rassegnato le dimissioni con una nota di ringraziamento a me, al gruppo, agli uffici e che contraddistingue il carattere diverso tra il sodalizio e La Monica Salerno. La Monica ha dimostrato di essere una persona pacata che io ringrazio per il lavoro che ha svolto e che ha servito Acque Dolci nell'interesse vero dei cittadini, senza dietrologie e senza prospettive politiche o alchimie. Il Salerno invece continua a essere quel funambolo che tutti conoscono, l'ultimo consiglio comunale è salito sul tavolo per aggredire Oriti, forse lo abbiamo redarguito dicendogli che in questo gruppo non si sale sui tavoli e si fa una leale dialettica politica all'interno del gruppo e anche con l'opposizione, lui dal tavolo per aggredire Oriti è passato al tavolo per aggredire me e il gruppo consiliare. Io penso che ci vorrà una buona pausa di riflessione perché i cittadini ci conoscono tutti, conoscono me, conoscono il capogruppo Occhiuto, conoscono tutto il gruppo di maggioranza e conoscono anche Salerno.